Buonasera, grazie, buonasera a tutti, grazie di essere così numerosi a partecipare come al solito ai webinar di Lombard Report. Allora, in realtà questa sera io spiegherò naturalmente il tema che tratterò durante il tour, ma poi andrò oltre perché logicamente non voglio svelare, diciamo così, quelli che saranno i temi specifici. Allora, parlerò però, questo devo dirlo, di prodotti, di strategie per creare reddito. E il titolo della mia partecipazione è Le strade per creare reddito sono interminabili. E in realtà devo dire, parlerò proprio in ogni tappa, farò una presentazione diversa. Poi queste presentazioni verranno, diciamo, tutte assemblate e daranno luogo a uno speciale che pubblicheremo sul sito di Lombard Report o di settimana in settimana, non mi è ancora chiaro, vedremo, ma comunque non sarà certo materiale che andrà perso. Detto questo, allora, sostanzialmente l'obiettivo appunto è quello di parlare di reddito, di come creare reddito, un problema molto sentito da tutti, da persone anziane, da giovani, da persone di mezza età, è un problema strutturale ormai di questo paese. Io da tanti anni ne parlo e proprio negli anni scorsi dicevo: state attenti, guardate che il problema diventerà esplosivo a causa di un'inflazione che crescerà. Nessuno mi credeva e poi l'inflazione, come abbiamo visto, è diventata esplosiva. Quindi bisogna altrettanto pensare al futuro in funzione delle variabili che l'economia ha e, per esempio, fidarsi soltanto di un sistema pensionistico pubblico comincia, a mio giudizio, a essere una scelta un poco problematica. Chiedo scusa, purtroppo è arrivato una telefonata. Ecco, chiedo scusa, eccola qua. Allora, detto questo, non voglio certo anticipare i dettagli, l'ho già detto, e oggi però parlerò di due temi. Parlerò di due temi che credo possano interessanti e ne parlerò in termini proprio anche di strategie. Comincio a parlare di BTP, comincio a vedere delle ipotesi di strategia. Allora, questo è il future sul long term. Ci sono due future per quanto riguarda i BTP, il cosiddetto short term sulle scadenze corte. Il long term, di solito si guarda sempre il long term, anche lo short term dà delle indicazioni interessanti. Allora, che cosa vediamo? Beh, vediamo indubbiamente una volatilità estremamente alta del future. Vediamo come nelle praticamente ultime sedute ci sia stata la possibilità di rompere la media mobile a 200, che è quella linea discendente rossa che vedete, e che sta tentando di, diciamo, appiattirsi. Questo è un segnale, ma attenzione, poi parleremo perché ci sono anche dei falsi segnali e ne vedremo proprio uno che si è manifestato un altro settore negli ultimi giorni. Allora, questo è, ho detto, il giornaliero. Vediamolo invece in chiave un momento diverso. Una cosa che io faccio sempre: quando bisogna operare, quando si opera su un mercato come quello obbligazionario, faccio presente una cosa: nel tour Lombard Report io parlerò anche molto di dividendi azionari, di strategie sui dividendi azionari e di ETF. Ma ritorno indietro, passo a questo grafico, il BTP mensile, il future BTP mensile, e vedete come praticamente in questa fase ci sia un tentativo, diciamo, di stabilizzazione, pur con una volatilità rilevante. Però siamo ancora in un trend discendente e quindi c'è incertezza rispetto alle evoluzioni future. Vediamo un altro future, quello del Bund. Di nuovo ritorno al Bund future giornaliero e vedete che praticamente non siamo con un grafico molto diverso da quello del BTP, c'è però una differenza nel caso del Bund
non si è ancora manifestato un avvicinamento reale, un contatto con la media mobile a 200, il che potrebbe voler dire che il Bund, e lo confermo perché seguendolo evidentemente di giorno in giorno, talvolta il Bund è più strutturalmente debole di quanto non sia il BTP. Andiamo a fare un'altra valutazione, questa invece riguarda il mensile. Il future mensile, eccolo qui. Anche qui vediamo come stiamo verificando una situazione di congestione in questa fase, che però è sempre inserita in una trend line, in una trend negativo. Per cui anche qui non abbiamo certezze di quello che succederà. Perché non abbiamo incertezze? Beh, lo vado a dare la risposta passando a un altro mercato, il mercato americano. Guardate questo grafico, a mio giudizio molto interessante. Qui noi troviamo l'andamento dei Fed Funds, quindi dei tassi americani della Fed, che vedete sono aumentati con questo fenomeno evidentemente a scalare, a scaletta, e allo stesso tempo vediamo la linea gialla e quella relativa ai treasury a 2 anni, e la linea grigia è relativa ai treasury a 10 anni. Allora, che cosa notiamo? Notiamo due cose. La prima è come il Treasury a 2 anni sia più reattivo, sia più, diciamo, una fotografia reale di quello che sono le previsioni di andamento dei tassi, più di quanto non lo sia il 10 anni. Questo è diciamo, un fenomeno che si è sempre verificato anche in passato e che viene confermato in questo trend rialzista dei tassi che si è manifestato nell'area USA, così come in tutte le altre parti del mondo. Ma noi vediamo un'altra cosa, vediamo questa fase finale, questo movimento ribassista del rendimento del biennale molto più violento di quanto non sia avvenuto per il decennale. Che cosa è successo? Beh, è successo che un'altra volta il biennale ha dato dei segnali preoccupanti proprio nelle ultime settimane, anticipando la crisi bancaria statunitense, perché una pesante parte del mercato si è trasferito sui fondi e sugli ETF monetari, e questi strumenti evidentemente investono su obbligazioni a breve scadenza. Quindi si è visto evidentemente un acquisto massiccio, ed ecco che il rendimento che aveva toccato, qui era, si era toccato leggermente sopra il 5%, è sceso e siamo arrivati al 4%. Allora, questa è la situazione generale, però adesso vorrei passare alla curva italiana. Eccola qua, la curva italiana che cosa ci dice? La curva italiana, lo sapete, ci dice sostanzialmente che abbiamo la parte corta molto più redditizia di quando non è la parte lunga. È un fenomeno che si riscontra praticamente su tutto il sistema obbligazionario globale, lo troveremo anche in altri paesi che analizzeremo con proprio delle proposte, diciamo, analizzeremo in maniera più concreta con obbligazioni, mi riferisco in particolar modo ai mercati emergenti. E quindi questa curva italiana dà dei segnali, gli sta come li sta dando la curva statunitense, come la dà la curva tedesca, come lo dà un po'. Allora, detto questo, è evidente che quasi quasi conviene investire più su delle scadenze corte che non su delle scadenze lunghe. In realtà è quello che sta succedendo ormai da tempo. Se chi segue ogni giorno gli scambi delle obbligazioni sul MOT verifica che abbiamo in prevalenza degli acquisti, talvolta anche massicci, su delle obbligazioni molto corte. Per esempio, oggi si compravano delle BEI tasso zero, corte 2025-2026, che però hanno dei rendimenti tali da soddisfare quantomeno l'esigenza di remunerare la liquidità. Allora, ho costruito un portafoglio a 5 anni con dei titoli. Naturalmente, questi portafogli si possono fare in vari modi, ed è proprio questo l'obiettivo del tour. Faremo vedere come si possano fare tante strategie che modificano e migliorano evidentemente il rendimento nel corso degli anni. Allora, vediamo, qui ho preso 5 titoli, scadenza 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028.
Naturalmente li ho presi, avrei potuto prendere degli altri, ho messo anche un 6,5 nel caso del 2027 per alzare un po' il rendimento, almeno in teoria, ma il flusso cedolare, e vediamo la sintesi. Beh, la sintesi al fine del primo anno noi avremo un rendimento cedolare medio lordo del 2,88, medio netto del 2,52, un rendimento lordo a scadenza, quindi considerando evidentemente le quotazioni in corso del 3,34, rendimento lordo a scadenza del 2,92. Allora, sono soddisfacenti? Beh, io devo dire sinceramente, in un contesto, il mercato va in questa direzione, va ovunque in questa direzione. I gestori acquistano prevalentemente titoli, diciamo, corti e medio corti, eppure i risultati non sono adeguati perché sostanzialmente non soddisfano quello che è l'esigenza di un rendimento reale, quindi depurato dall'inflazione, che evidentemente sia superiore appunto all'inflazione. E allora scatta l'argomento sul quale ragioneremo durante il tour. Che cosa fare? Beh, ci sono molte opzioni. Per esempio, un'opzione, adesso ne cito alcune, ma poi ce ne sono anche delle altre, un'opzione è quello di inserire un BTP Italia, che indubbiamente, per esempio, su una scadenza, diciamo, media di questo portafoglio, su una scadenza intermedia di questo portafoglio, che può dare almeno nel corso del 2000, diciamo, della parte finale del 2023 e del 2024 un rendimento superiore perché indicizzato all'inflazione italiana. Possiamo inserire un BTPA? Sì, possiamo anche inserire un BTPA indicizzato all'inflazione europea. E anche qui probabilmente otterremo, non ho fatto evidentemente dei calcoli specifici, otterremmo probabilmente un rendimento superiore, quindi miglioreremmo questo quanto qui vediamo. Potremmo inserire, ed è una proposta che può avere senso, inserire degli ETF con scadenze relative a sottostanti scadenze molto lunghe per puntare su apprezzamenti futuri del capitale, diciamo almeno entro la scadenza del 2028, quando la BCE sarà costretta evidentemente a invertire la sua politica monetaria riducendo i tassi. C'è anche un'altra possibilità, quella di inserire un BTP extra lungo per puntare appunto di nuovo all'apprezzamento del capitale. Naturalmente in questo caso noi abbiamo preso i 5 anni del 2028, potevamo anche costruirlo in maniera diversa, come ho già detto, ma comunque potremmo inserire un BTP extra lungo, ne abbiamo tanti in Italia, da questo punto di vista non abbiamo problemi. Un'altra possibilità, quella cosiddetta, che noi abbiamo già in parte costruito, ma che si manifesta in realtà in maniera diversa, quella cosiddetta del laddering, da ladder scala. Si tratta di costruire un portafoglio di obbligazioni, di singole obbligazioni, frazionando il capitale, come qui abbiamo fatto, perché evidentemente in questo caso bisogna frazionare il capitale disponibile fra questi cinque titoli, con scadenze diverse, come è avvenuto qui, però nel caso del ledgering si ha il reinvestimento al rimborso, per esempio al dicembre 2024 il BTP 2.5 va in scadenza, si passa a una scadenza più lunga, si passa a una 2029, cercando evidentemente di trovare il BTP su quella scadenza più remunerativo e quindi facendo una scelta ben meditata. Allora, la prassi appunto vorrebbe che il capitale del rimborso della prima scadenza vada a essere investita sulla scadenza, diciamo, successiva alla più lunga che abbiamo nel nostro portafoglio. In realtà il meccanismo può essere riadeguato, può essere modificato, perché nessuno ci impone di seguire una regola che è costruita semplicemente in linea teorica, ma che può essere in pratica naturalmente adeguata ai singoli casi. Avremo anche un'altra possibilità di operare con i future e quindi di operare con i future tradando magari dei future. Qui andiamo su delle soluzioni, su delle opzioni più complesse, per evidentemente dare ulteriore profittabilità a questo portafoglio che almeno apparentemente al momento attuale non ci soddisfa. Potremmo anche fare un'altra soluzione più semplice, quella di prendere un BTP ad alta volatilità e di effettuare dei trading di medio periodo non particolarmente impegnativi,
in base per esempio alla media mobile a 20 o a 50. Vi assicuro, è semplice, non richiede molto tempo, si può fare in questo caso, in tutti questi casi, ma comunque certamente nell'ultimo caso citato, noi otterremmo un rendimento medio nettamente superiore. Poi di qui è evidente come la strategia sia, diciamo, prevalente e vada adottata per ottenere dei risultati migliori, perché un investimento soltanto, chiamiamolo statico, così come l'abbiamo ipotizzato in questo portafoglio, porta appunto, può portare a dei risultati che non sono sufficientemente interessanti in un'ottica di rendimento e quindi di reddito. Allora, fatto questo ragionamento, abbiamo visto delle opzioni, delle possibilità, di costruire, del reddito con i BTP, ma ne potremmo costruire molte altre, e lo faremo durante il nostro tour, considerando evidentemente anche altre tipologie di obbligazioni. Però oggi vorrei parlare di un mondo che dà anche adito a molte strategie da questo punto di vista. Un mondo che piace ad alcuni e è odiato da altri, quello dei bond in valute emergenti o anche dei bond emergenti. In realtà, diciamo una cosa, l'inflazione che c'è stata a livello mondiale, che in alcuni paesi emergenti è stata ancora molto più forte di quanto non abbiamo verifica in quanto non abbiamo sentito noi, l'aumento dei tassi statunitensi, beh, insomma, hanno pesato sui mercati emergenti, ma hanno pesato, diciamo, quasi sotto certi profili, più sull'azionario che non sull'obbligazionario. Certo, le quotazioni in alcuni casi sono scese, aprendo delle prospettive, ma alcuni segmenti, del mercato ne hanno risentito meno. Allora, certamente la gestione dei paesi emergenti, diciamo, è più complessa rispetto a quella dei BTP o dei titoli in euro. E di qui viene uno degli aspetti che porta molti a dire no, io sui mercati emergenti non investo perché mi sono già bruciato. Ma io in realtà devo dire, credo che sia un errore. Vediamo, ho voluto raccogliere un po' qui alcuni dei punti forti, alcuni dei punti deboli, dei mercati, vediamo i rendimenti nettamente superiori, lo sappiamo. Sono rendimenti mediamente superiori al 5%, ma abbiamo evidentemente dei casi ancora più rilevanti. Abbiamo la possibilità di operare con singole emissioni quotate su borsa italiana, soprattutto sovranazionali, quindi espresse in quelle valute, ma senza rischio di credito, oppure operando anche nelle valute locali complessive con gli ETF. Che però in questo caso hanno come valuta di denominazione il dollaro, ma questo non è un problema, diciamo, che si fa risentire, perché poi di fatto sono i sottostanti, le singole valute emergenti che incidono le dinamiche di prezzo di questi ETF. La disponibilità è un altro punto forte su borsa italiana anche di titoli in dollari di paesi evidentemente emergenti. In dollari, sapete che ce ne sono parecchie, cito il Brasile, cito la Turchia e via di seguito. Nel caso del Sudafrica abbiamo anche dei governativi in valuta locale che non sono molto trattati dagli acquirenti, dagli investitori italiani, invece in realtà sono interessanti perché hanno dei rendimenti superiori rispetto, per esempio, a dei bei in Zambia. Allora, devo dire una cosa, c'è una vastità di emittenti. Negli ultimi tempi il fronte delle emissioni in valute emergenti si è molto ampliato e sono tutti emittenti a rating AAA, quindi tutti sovranazionali, ma che hanno in taluni casi delle caratteristiche un po' particolari per le singole emissioni. Per esempio, mi riferisco alla lira turca, dove abbiamo delle emissioni con cedole altissime, ne vedremo una in specifico, che possono dare adito proprio a delle strategie quali quelle che io ho citato. Quindi delle strategie dinamiche che secondo me, per esempio, sulla lira turca possono essere molto interessanti in un'ottica di medio-lungo termine.
Ho detto poi Borsa Italiana, devo segnalarlo, Borsa Italiana è certamente la migliore in Europa da questo punto di vista, perché il numero di obbligazioni quotate, vi assicuro, è nettamente superiore rispetto per esempio alle borse tedesche. Io sono un grande fautore di operare sulle borse tedesche perché tutte le emissioni corporate del mondo ci sono, mi riferisco sia all'area euro sia all'area dollaro, ma per esempio per quanto riguarda le valute emergenti, non sempre c'è tutto così come c'è invece su Borsa Italiana. Questo però ha poi un problema che vediamo nei punti deboli, lo vediamo dopo. La componente valutaria certamente è quasi sempre molto complessa da gestire ed è il problema con il quale si è perso negli ultimi anni. Penso a chi ha investito, mi riferisco per esempio a 10 anni fa, si investiva già sulla lira turca ed è stato un bagno di sangue. Però vedremo che sono fatti degli errori clamorosi da questo punto di vista. Un altro fattore, punto debole, è che la volatilità globale di queste emissioni è alta. Infatti si può anche fare evidentemente del trading, che presuppone però naturalmente di disporre di un conto corrente nella singola valuta e quindi di attenuare l'impatto valutario, perché altrimenti aggiungere la volatilità delle quotazioni legate evidentemente a vari fattori, fra cui l'andamento dei tassi dei singoli paesi e la componente valutaria, può diventare veramente difficile per chi fa un trading nell'ottica di non certo, non mi riferisco a un trading daily, ma quantomeno settimanale ci possono fare delle buone operazioni. Talvolta ci sono dei disallineamenti, questo lo devo dire, fra trend delle emissioni governative locali e trend delle emissioni sovranazionali di divise locali. Lo vedremo proprio con i casi che oggi citiamo. Ci sono degli allineamenti che sono dovuti evidentemente al fatto che il livello di rischio di credito è diverso e quindi questo incide, ma ci sono anche delle inefficienze nel mercato. Il mercato delle obbligazioni in valute emergenti è un mercato strano, un mercato dove talvolta ci sono delle inefficienze molto pesanti, sono viste proprio negli ultimi 2 anni, che vanno un po' a stravolgere le regole con le quali alle quali ci siamo sempre rifatti quando si opera, sul mercato obbligazionario. Quindi, per esempio, scadenze lunghe, che hanno dei rendimenti minori rispetto a scadenze corte, ma con dei disallineamenti, non perché la curva, ma per delle inefficienze di prezzo del mercato. E questo dipende anche indubbiamente da quello che era il problema al quale volevo accennare precedentemente. Sì, Borsa Italiana è la migliore in Europa, però attenzione, la liquidità media è molto altalenante, quindi molte di queste emissioni sono talvolta assenti, sono assenti di scambi e questo succede in periodi, per esempio negli ultimi giorni il problema si è cominciato di nuovo a rivedere, ma può essere evidentemente dovuto a un mercato che ormai è diventato pre-pasquale e quindi risente, lo abbiamo visto anche nel campo azionario, risente un po' di questa componente. Ecco, un altro problema è che c'è un po' una mancanza che adesso gli emittenti stanno cercando a cui porre un rimedio, è quello di mancanza di alcuni casi di scadenze lunghe. Questo evidentemente porta alla possibilità, alla difficoltà di andare a fare magari dei piani di acquisto che invece possono essere molto interessanti. Allora, fatta questa fotografia, devo dire però una cosa. Devo dire che a mio giudizio il mercato degli emergenti diventerà ancora più interessante nei prossimi anni per un fatto che sta ormai emergendo, ma che non è ancora, non, di cui non si sente ancora l'effetto sui mercati, ed è che i BRICS stanno lavorando alla creazione di una propria valuta, di una propria valuta che sarà alternativa al dollaro. È una cosa che è una scelta che è sul mercato da tanto tempo, se ne parla, però ora si sente diciamo, la voglia di alcuni di questi paesi, quindi in particolar modo Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, quelli appunto che danno adito alla sigla BRICS, di andare a lavorare per questa valuta alternativa che potrebbe diventare, beh, qualcosa di pesante.
Perché? Perché io vi consiglio sempre, naturalmente, di considerare, di prendere, diciamo, di non concentrarsi solo su una valuta. È un po' un problema che c'è un po' in Europa. Noi investiamo un po' troppo sull'euro. Bisogna invece diversificare, ma naturalmente prendendo valute rilevanti, valute di peso, come è il caso del dollaro statunitense o di altri o del dollaro australiano. Ma prendere in considerazione avere una terza alternativa pesante come potrebbe essere quella di una divisa dei BRICS sarebbe certamente qualcosa che inciderebbe, darebbe molto valore a chi opera nel settore delle obbligazioni. Allora, fatta questa considerazione, devo dire che c'è poi un altro fattore da prendere in considerazione naturalmente, che è quelle di come proteggersi dal punto di vista delle valute, delle singole valute, rispetto al problema, logicamente, della variabilità, della volatilità di queste valute, che, come sapete, è molto rilevante. Lo vediamo, per esempio, il real brasiliano, la lira turca sono i due degli esempi più diciamo, significativi sotto questo profilo. Allora, quindi anche da questo punto di vista diventano fondamentali delle strategie. Allora, vado a vedere, però vi porto questo grafico. Questo grafico è il grafico dell'euro, lira turca mensile. Dicevo, molte persone hanno investito negli anni lontani, mi riferisco al 2015, 2016, 2017, quando, c'erano dei rendimenti interessanti delle emissioni in valuta turca, poi non hanno avuto il coraggio di uscire e si sono ritrovati magari con delle perdite pesanti, anche perché, come vedete, questo naturalmente è l'euro TRI, quindi noi stiamo vedendo l'andamento dell'euro che si è fortemente rafforzato rispetto alla lira turca. Guardate però un segnale molto semplice: questa linea è la media mobile a 20. E questo segnale della linea a 20, beh, diceva di non acquistare. Lo dava in maniera clamorosa, eppure molti sono intervenuti. Io ne conosco tanti investitori che anche in queste fasi sono entrati e hanno accumulato la lira turca, che oggi si ritrovano magari in perdita, però in realtà ci sono delle strategie, per esempio io ne ipotizzerò una, che naturalmente sia chiaro, stiamo parlando della valuta più rischiosa e più volatile in assoluto del mercato internazionale, però c'è la possibilità, secondo me, oggi di cominciare a vedere del valore su una strategia di investimento sulla lira turca, sebbene lo segnali. Le indicazioni che vengono dai derivati, che vengono utilizzati dagli operatori professionali per proteggersi, chi opera evidentemente con la lira turca, diano ancora dei segnali di indebolimento che probabilmente potrebbero proseguire ancora per un certo periodo. Quindi stiamo operando su una valuta, lo ripeto per l'ennesima volta, molto pericolosa, diciamo, non destinata a chi vuole un basso livello di rischio. Prendo un secondo caso. Beh, un secondo caso, beh, ecco, sì, ho detto, cosa dice il risultato? Beh, in turco, dicono questo, significa niente, non entriamo, eppure con delle strategie anche negli ultimi tempi si è guadagnate non poco, sulla lira turca. Allora, vediamo un'altra valuta, il peso messicano. Il peso messicano è una valuta che si è rafforzata sull'euro. Lo vedete, la media mobile a 20 sull'MXN ha dato degli ottimi segnali perché è questa linea nera che poi diventa grigia. Naturalmente in questo caso siamo buy sull'euro, quindi sell sull'MXN, in questo caso siamo buy. Qui è un po' un falso segnale. È stato un segnale non corretto, ma da qui in poi vedete come invece abbiamo avuto un segnale molto corretto, il rafforzamento dell'MXN c'è stato, c'è chi dice che la valuta potrebbe proseguire il suo rafforzamento nei prossimi mesi, però io sarei un po' più prudente, vorrei avere dei segnali. Qui vedo questa congestione e vorrei avere dei segnali un po' più
concreti, c'è un triangolo, vediamo, è stato rotto. Questo è un segnale evidentemente di, perché qui siamo in una fase di rafforzamento della valuta, però attenzione, vorrei delle conferme di altro tipo che si possono evidentemente ottenere anche analizzando i dati economici del paese e altri fattori. Allora, un altro fattore, un altro elemento da prendere in considerazione è quello dell'andamento dei tassi nei singoli paesi, che sono molto più volatili rispetto a quanto avviene nell'area occidentale. E il consiglio che do sempre è quello, si prenda in considerazione un singolo o due paesi e si operi solo su due valute, perché se si cerca di operare su tutte le valute, beh, evidentemente si può essere trascinati a commettere degli errori perché le informazioni di cui si dispone possono essere talmente tante che portano a confusione. Si prendono due valute, per esempio, cito proprio il peso messicano, che a mio giudizio è interessante, ma poi ne vedremo anche altre due che possono essere interessanti. Si prende il Rand, per esempio, che può essere interessante, che ha subito dei movimenti piuttosto violenti negli ultimi tempi. Cito un ultimo problema, diciamo, ecco, devo dire un'altra cosa. Questi paesi hanno un'inflazione, come ho già detto, strutturalmente più elevata rispetto al mondo occidentale, quindi i tassi subiscono variazioni maggiori, di qui questa volatilità delle valute e quindi evidentemente anche delle specifiche emissioni in quelle valute. Poi c'è il problema della liquidità. La liquidità, dei singoli titoli, beh, insomma, ci sono dei titoli che hanno delle liquidità carenti, l'abbiamo già detto prima. Quindi anche qui, andando a identificare una o due valute, si tratta poi di scegliere quali emissioni di quelle singole valute sono le più liquide. Solitamente, le BEI sono le migliori in assoluto, sono quelle più scambiate. Talvolta invece si hanno dei problemi con le IFC, World Bank e con altri emittenti. Segnalo due aspetti e poi andiamo a vedere casi concreti, perché analizzeremo le singole valute e parleremo evidentemente di che cosa si può fare. Allora, vediamo, una prima cosa è questa: naturalmente aiuta molto la possibilità di operare con un conto nella specifica divisa. Quindi scelgo di operare sul peso messicano. Poi vado ad acquistare su delle situazioni che siano per me favorevoli, quindi su dei minimi del peso messicano, accumulo e poi opero tranquillamente operando soltanto sulle variazioni di prezzo e sul fattore cedolare, facendo magari degli switch da un'obbligazione a un'altra, cosa che è molto importante e che determina forti rendimenti nell'ambito di queste valute, ma che dell'ambito di questo settore obbligazionario, ma che presuppone evidentemente la presenza di conti in valuta. Un altro fattore, diciamo, abbastanza importante è quello della diversificazione, di puntare su delle valute che abbiano magari una volatilità minore. La lira turca è la peggiore da questi punti di vista, la migliore era sostanzialmente in termini di volatilità il rublo russo, purtroppo sul rublo russo non si opera più, un giorno o l'altro evidentemente speriamo che ritorni a essere quotato, ma al momento non lo è. Quindi magari puntare su una valuta un po' più volatile e su una un po' meno. Allora, fatto questo quadro, vediamo. Chiedo un attimo scusa, visto, per fare un chiarimento, visto che molti ce lo stanno chiedendo, per partecipare al nostro tour, alle tappe del nostro tour è necessario iscriversi, le iscrizioni sono già aperte, trovate, adesso vi metto anche in chat il link dove potete trovare tutte le informazioni necessarie e anche il link per iscriversi, qua vedete appunto quali saranno le nostre tappe. Si parte, come ho già accennato anche in precedenza, a Padova il 6 maggio. Questi sono i nostri relatori. Ovviamente c'è presente anche Lorenzo Raffo, che, come dicevo prima, sarà presente a tutte e quattro le tappe. E successivamente, saremo il 13 maggio a Milano, il 20 maggio a Bologna e il 27 maggio a Torino. Adesso appunto vi metto anche in chat questo link dove potete appunto iscrivervi
insomma, partecipare numerosi, vi aspettiamo. Era giusto per fare questo chiarimento, visto che molti ce lo stavano chiedendo. Scusate per l'interruzione, adesso rilascio la parola nuovamente a Raffo. Grazie. Ma è più corretto, l'obiettivo evidentemente è quello di sensibilizzarvi su questo tour, che è evidentemente un impegno rilevante sia per Lombard Report, per Tomasini, ma lo è anche evidentemente per i relatori, perché di settimana in settimana dovremmo trasferirci nelle varie sedi. E questo però evidentemente è anche un modo per un contatto diretto con tutti noi, è un modo per conoscerci, un modo per capire chi è chi scrive sul sito Lombard Report. Credo che sia un'iniziativa assolutamente da condividere, proprio per questo io ho aderito partecipando a tutti e quattro gli eventi. Allora, però torniamo ai singoli casi. Allora, che cosa ho voluto fare? Questa è una tabella che secondo me diventa la tabella con la quale bisogna operare se si sceglie per esempio il Real Brasiliano. Che cosa si fa? Beh, allora si va a vedere, e qui lo vediamo chiaramente, che abbiamo delle curve, in questo momento lo registreremo praticamente su tutti questi mercati, quasi tutti questi mercati, delle curve molto piatte o addirittura negative. Quindi vediamo una scadenza a un anno che rende, chiedo scusa, il 12,7 e una scadenza a 10 anni che rende il 12,9. Abbiamo un tasso di interesse in corso al 13,75. Questo dipende, evidentemente, questi disallineamenti sono naturali, evidente. In alcuni casi vedremo che troveremo diciamo, dei disallineamenti più forti rispetto ad altri casi. Allora, l'altro fattore, quindi fare la fotografia del rendimento. L'altro fattore è quello della valuta. Allora, che cosa si fa? Beh, questi dati si riferiscono, ho fatto queste tabelle, le ho fatte domenica, quindi si riferiscono alle chiusure di venerdì, è un esercizio, quindi non credo che andiamo a discutere se oggi il BRL ha cambiato, si è spostato, incide poco. Noi andiamo a vedere, quello che è il cambio e andiamo a vedere, la media, che è fornita da alcuni siti, ci sono dei siti che lo danno, questo dato, che è molto importante. Rispetto alla media dell'ultimo anno, oppure alla media degli ultimi 10 anni, oppure alla media degli ultimi 5 anni. Nel caso del BRL, vediamo che siamo in una fase, diciamo, mediana da inizio 2020, quindi non abbiamo avuto grandi spostamenti rispetto alla media, ma in altri casi invece andremo a vedere che troveremo dei disallineamenti molto più forti. Allora, qui sono andato a identificare di tutti i bond nelle singole valute, quello che è il bond più redditizio e quello che è il bond più adatto per delle entrate scaglionate nel tempo. Allora, evidentemente il più redditizio è inevitabile, visto quello che abbiamo detto, beh, lo troviamo sulle scadenze corte. In questo caso è un agosto 2024 che rende un 10,4%. Quello per le entrate più scaglionate, quello per le entrate scaglionate, beh, è un titolo preferenzialmente molto lungo, perché evidentemente noi entreremo su delle variazioni di prezzo meglio se operiamo senza la variabile di cambio, come ho già detto, ma si può anche operare con la variabile di cambio, andremo a operare logicamente, su quella valuta, su quel singolo obbligazione. Oggi in questo momento non ho dato indicazioni di prezzo, abbiamo un rendimento del 10,2, ma ci sono delle variazioni per cui in particolar modo per questa emissione 925 BRL abbastanza significative, quindi sulle variazioni di prezzo noi andiamo evidentemente ad accumulare posizioni. Questo è agevolato dal fatto, da due fatti. Primo, che tutte queste emissioni hanno tagli molto bassi. Quindi questo agevola moltissimo le possibilità di operare in maniera dinamica, di fare delle strategie. La seconda forza sta appunto nel fatto che avendo il conto in valuta, se vogliamo, operiamo sulla variabile della valuta, oppure non operiamo in funzione di quelle che sono le nostre esigenze, di quelle che è il trend del mercato. Quindi vediamo per esempio un indebolimento forte del real brasiliano, entriamo, accumuliamo valuta e poi restiamo investiti su quella valuta e magari andiamo nel tempo a venderla. Io sul peso messicano, è un'operazione che ho fatto in maniera piuttosto corposa negli ultimi mesi, ho venduto peso messicano perché evidentemente l'ho acquistato sui minimi
particolarmente significativi. Quindi, oltre alla performance dell'obbligazione, alla cedola interessante, alla performance dell'obbligazione, ho portato a casa anche una performance significativa sulla valuta. E facendo questo, beh, insomma, onestamente, vi posso dire i rendimenti, finali, i rendimenti medi, annuali diventano in certi casi veramente esplosivi, diventano dei rendimenti che possiamo confrontare a quelli del settore azionario, perché abbiamo vari fattori che se vanno a nostro favore, evidentemente, ci aiutano. Se non vanno a nostro favore, dobbiamo prendere delle protezioni, appunto quello del cambio, quello del conto in valuta è una di queste. E poi abbiamo altre possibilità, abbiamo degli strumenti, abbiamo dei certificati, abbiamo altri strumenti, ma in questo momento non li vado a prendere in considerazione. Il caso del real brasiliano c'è un problema che qui ho segnalato. Alcune emissioni, non tutte, sono sul cambio BRL-USD, quindi dollaro. Quindi di fatto se io ho un conto in dollaro mi viene attribuito, le cedole mi vengono pagate in dollari e non mi vengono pagate in euro. Questo per alcuni può essere un elemento di disturbo, ma per esempio il BEI, vedete, è un BRL-euro, quindi questo problema non si pone. Vi consiglio sempre di andare a verificare qual è la valuta, diciamo, qual è il cambio base della singola emissione. Sul sito di Borsa Italiana è indicato e solitamente, sebbene negli ultimi tempi il sito di Borsa Italiana abbia un'affidabilità, direi basta, lo dico, non ho nessun problema, perché trovo veramente degli errori su tanti strumenti incredibili, ma da questo punto di vista invece il sito almeno non ho mai trovato degli errori. Allora, vado a prendere un'altra valuta, in questo caso yuan cinese. Abbiamo il da un anno 2,2, il da 10 anni 2,9, il tasso di interesse in questo momento al 3,65. Qui evidentemente il fattore rischio di credito è molto più basso perché operiamo con delle emissioni tutte a rating AAA e si sente. La valuta, beh, qui vedete praticamente quello che sta succedendo, è contro la 7,47 contro una media 7,13, quindi si è indebolito rispetto alla, ma non di tanto. E diciamo che è una fase mediana rispetto a questa forchetta da inizio 2020. Qui abbiamo il bond più, diciamo che il yuan cinese. Dobbiamo prenderlo in considerazione, ma non è facile perché le emissioni sono poche, perché non abbiamo scadenze molto lunghe, abbiamo solo una 2027, i rendimenti non sono particolarmente significativi. Io qui ho indicato un 4,8, ma attenzione, perché naturalmente, come ho detto prima, avendo delle obbligazioni che hanno delle liquidità talvolta incerte, possiamo trovare evidentemente dei bidask molto aperti, quindi andiamo a calcolare magari dei valori che il giorno dopo sono diversi. Tutto quello che indichiamo purtroppo risente di questo fattore, il fattore della precisione del prezzo che è molto labile in questo settore. Però certamente bisogna dire lo yuan cinese nel tempo ha dato delle soddisfazioni. La rupia, ecco, la rupia indonesiana è una valuta trascurata, è una valuta che però è presente con non molte emissioni su borsa italiana, è una valuta che ha questo valore di 16.300, per cui quando vi ritrovate e comprate magari l'equivalente di 10.000 euro e vi ritrovate che siete un fortunato possessore di miliardi di IDR, in realtà evidentemente è dovuto solo al cambio. 16.300 contro la media la vedete, i dati li vedete qua, è una fase mediana nel 2020, ma è una fase di indebolimento. Beh, qui abbiamo una redditività abbastanza interessante. Il rischio qui, appunto, come quello accennato prima per il reale del cambio che avviene, che la valuta di base dell'emissione tiene conto, si manifesta in dollari, quindi se avete un conto in dollari vengono pagati in dollari. Se invece avete un conto in euro, sostanzialmente si ha la traslazione diretta sull'euro e quindi non c'è nessun effetto. Il problema è più chi ha il conto in dollari perché le piattaforme riconoscono il conto in dollari e vanno a pagare.
Quello per le entrate scaglionate, beh, abbiamo una scadenza 2028, abbiamo un rendimento al 6,2. Non ho voluto indicare le quotazioni proprio per i motivi a cui ho accennato precedentemente, di andamenti talvolta molto incerti. Ho preferito indicare più i rendimenti che sono bene o male abbastanza, sono più attendibili rispetto a quello che è, sebbene sia evidentemente inutile che lo specifico, una correlazione diretta. Però, insomma, è un'indicazione, secondo me, più interessante, vedendo il tasso di interesse in corso, vedendo un po' quello che succede e vedendo che, per esempio, in alcuni casi lo spread, come in questo caso, come abbiamo visto sul Real brasiliano, lo spread qui un anno, 10 anni, almeno 100 punti li abbiamo, ma poi quando andiamo a prendere un 24, un 28, vediamo che il rendimento di fatto è poco diverso. Rupia indiana, un'altra valuta molto interessante. Beh, interessante per due fattori. Innanzitutto, i rendimenti sono alti. In secondo luogo, la rupia si è fortemente indebolita negli ultimi tempi, quindi qui ci possono essere delle occasioni interessanti. Bisogna evidentemente valutarle, guardare il grafico della rupia indiana. Il paese si sta, la sua economia si sta rafforzando, però è da tempo che si dice: ah, la rupia indiana è troppo debole rispetto ai fondamentali del paese. Poi la rupia indiana, evidentemente ben gestita dalla banca centrale, resta debole e questo è una componente di cui tenere conto. Molti di questi casi, evidentemente, ci sono dei fattori politici che incidono, e sappiamo, per esempio, il caso della Turchia, dove si è manifestato in maniera molto, molto, molto pesante questo fatto. Allora, rupia indiana, vedete che abbiamo un tasso di interesse in corso al 6,5, abbiamo questo indebolimento della valuta, ma abbiamo dei rendimenti, un 2024 al 7,6, abbiamo un 2027 con cui fare entrate scaglionate nel tempo al 6,9, che insomma può essere interessante e naturalmente può essere soggetto a incrementi, perché questo valore, essendoci delle entrate scaglionate, può rialzarsi. Peso messicano è una valuta che mi interessa. Oh, vedo che qui ho commesso un errore e non ho indicato l'obbligazione che, se non ricordo male, una BEI 2027, vado a memoria, non capisco per quale motivo non l'abbia inserito, chiedo scusa. Beh, peso messicano è certamente una delle situazioni più interessanti. Il tasso di interesse in questo momento è all'11,25, a un anno abbiamo l'11,3, abbiamo una valuta che però è in forte rafforzamento. Diciamo in rafforzamento, forse forte, esagero un po', l'abbiamo visto prima il grafico. Su una scadenza 2024 abbiamo un rendimento dell'11%. Ecco, qui si aprono appunto, visto che non abbiamo, che ho indicato, ma comunque è una BEI 2027, quella per entrate scaglionate, c'è la possibilità evidentemente poi di utilizzare il conto in valuta e poi al 2024 andare a acquistare un'altra emissione e accumulare questi rendimenti così rilevanti. Lira turca, beh, qui è esplosiva. Nel tour vi presenterò un'opzione, una mia idea di strategia per questa valuta. Naturalmente, ripeto, per chi ha un'alta propensione al rischio, la valuta in questo momento è in netto indebolimento da inizio 2020, e qui, come ho detto precedentemente, abbiamo l'anomalia di queste emissioni con delle cedole altissime. Questa è una Asian Investment Bank, che ha un 46% di cedole. Questo emittente si è presentato sul mercato italiano con delle cedole molto elevate. Abbiamo quasi un rendimento praticamente quasi al 50%, ma qualche problema di liquidità almeno negli ultimi giorni, nelle fasi precedenti. Però qui, quando si guarda, questo emittente, bisogna andare a vedere le varie emissioni perché ne ha parecchie. Questa è quella con cedola più elevata, ho voluto metterla proprio per questo 46% che fa ipotizzare evidentemente. Se si è coperti con un conto in valuta, beh, una performance strabiliante in termini di redditività. Naturalmente questo 46% viene pagato in lire turche e poi cosa succede al vostro conto in lire turche? Questo è un altro discorso.
Se vogliamo invece andare su una scadenza scaglionata nel tempo, abbiamo la 2027 che rende in questo momento il 23,4. Però devo dire che proprio pochi giorni fa questa emissione aveva un rendimento maggiore. Ci sono dei movimenti talvolta molto forti dovuti alle liquidità di questi titoli. In particolar modo gli EBRD non sono mai molto molto liquidi. Rand sudafricano, beh, abbiamo 8,4, 9,8, una delle situazioni un po' meno preoccupanti, per quanto lo ZAR abbia subito un indebolimento negli ultimi tempi, aveva fatto una bella corsa, ma ora è ritornato indietro. Qui abbiamo dei rendimenti molto elevati operando anche su delle emissioni con delle cedole basse, quindi con delle quotazioni nettamente sotto 100. Qui sono scelte che dipendono evidentemente anche dai fattori fiscali che ciascun investitore ha e deve conoscere, mentre se andiamo su delle entrate scaglionate otteniamo praticamente lo stesso rendimento, ma andiamo al 2032, quindi questo ci consente di poter evidentemente agire in maniera più dinamica. Allora, diciamo, voglio arrivare un po' alla sintesi di questo lungo discorso. Allora, è indubbio, primo, che le valute emergenti si stanno un po' indebolendo rispetto all'euro, l'euro si sta rafforzando rispetto a queste valute per molteplici motivi. Quindi stiamo arrivando su dei livelli tecnici, grafici interessanti per poter ipotizzare delle entrate sulla valuta. I tassi di interesse in alcuni casi sono molto elevati, e lo verifichiamo sulle scadenze, soprattutto l'incidenza soprattutto sulle scadenze corte, che porta alla possibilità di, beh, insomma, di avere, se si opera su una valuta come appunto per esempio lo ZAR con un conto in valuta, noi al 2024, a febbraio 2024, quindi meno di un anno, abbiamo un 9%. Poi questo lo possiamo gestire anche da altri punti di vista, c'è una certa, diciamo, flessibilità nell'operatività, sempre però se si ha un conto in valuta, che devo dire, fra l'altro, non è difficile, molte piattaforme, varie piattaforme offrono questa opzione, senza particolari costi e senza particolari problemi, è molto semplice gestire la valuta. Allora, i tassi di interesse, lo avete visto, sono decisamente, e i rendimenti sono decisamente maggiori rispetto a quelli dell'area euro, dell'area dollaro, pur con tutto quello che è successo negli ultimi tempi, e quindi delle strategie ben costruite, ben meditate, possono portare a dei risultati molto, molto, molto importanti. Ma naturalmente bisogna identificare questi modus, chiamiamoli modus operandi, che poi noi analizzeremo nelle varie tappe del tour. Con questo ho ancora pochi minuti, vorrei fare un'ultima considerazione, ed è una considerazione, ho parlato molto di BTP, ho parlato di BTP e di valute emergenti, non ho parlato di area euro, quindi di tassi, perché in questo momento sui tassi, lo sapete, c'è un po' di incertezza sull'inflazione. Diciamo che andando un po' a raccogliere le opinioni del mercato, dei gestori professionali, cosa che faccio regolarmente perché evidentemente è con loro che bisogna confrontarci su questi temi, beh, insomma, ho verificato sostanzialmente delle opinioni abbastanza concordi, il che non sempre avviene, su quelli che sono, diciamo, i possibili livelli di tassi a cui si potrebbe arrivare. La Fed viene data al massimo al 5,5, in questo momento siamo al 5%, quindi ancora al massimo due micro aumenti e poi l'operazione di alzo tassi dovrebbe essere terminata. Nel caso della Banca Centrale, beh, siamo l'ipotesi di un 4% e ora siamo al 3,5%. Devo dire, questo lo sottolineo, fatte queste considerazioni, queste cose sono conosciute, invece non è sufficientemente conosciuto il fatto che da oltre un decennio i prezzi dei titoli di Stato e delle obbligazioni in genere, in euro e in dollari, non erano mai state così convenienti.
Allora, il superamento di queste soglie che abbiamo visto si potrebbe giustificare se l'inflazione desse dei improvvisi colpi di coda, ma io credo che probabilmente saranno dei fenomeni veloci questi colpi di coda dell'inflazione e quindi non dovrebbero portare a dei ripensamenti sulle politiche in corso. Certamente il mercato negli ultimi giorni da ottimista che era è passato un po' a pessimista, però questo fa parte, diciamo, delle dinamiche, dobbiamo accettarlo. È indubbio che i rendimenti reali depurati dell'inflazione, beh, insomma, stanno diventando, diciamo, più interessanti rispetto a quello che non erano evidentemente nel corso dell'ultimo anno. Allora, in questo contesto come muoversi? Allora, diciamo sostanzialmente che sui mercati emergenti di cui abbiamo parlato, nel quadro, diciamo, macro, che però non interessa perché noi ricordiamo, quando operiamo sui mercati emergenti, il quadro macro, che incide più che altro sulla solidità degli emittenti. Non lo abbiamo perché noi operiamo con delle emissioni di organismi sovranazionali a altissimo rating che sono evidentemente del tutto depurati dai fattori, però incidono sulle valute, questo è logico. Allora c'è da domandarsi se l'inflazione nei mercati emergenti continuerà e se l'aumento dei tassi non è che comporterà dei costi maggiori per evidentemente quella parte di debito troppo pesanti, per quella parte di debito espressa in dollari, di cui oggi non abbiamo parlato, ma che può essere anche altrettanto interessante. Devo dire, i tassi locali in questo momento sono interessanti, in quanto, diciamo, i differenziali sui rendimenti reali, fra mercati emergenti e mercati sviluppati, sono elevati. Insomma, parliamoci chiaro, chi ha operato e ha ottenuto dei buoni risultati nell'ultimo anno con i mercati emergenti si è protetto dall'inflazione europea e dall'inflazione americana, perché è rimasto su dei livelli più alti, naturalmente assumendosi tutti i rischi di cui abbiamo detto e quindi adottando delle strategie protettive che dessero la possibilità di non soffrire troppo di questa situazione. È indubbio che c'è una dispersione, questo bisogna dirlo, è un po' un problema, c'è una dispersione di titoli, di paesi e quindi questo porta un po' di difficoltà a valutare le opportunità che ci sono, ma bisogna farlo, bisogna, come ho detto precedentemente, specializzarsi su una o due valute e lì restare. Vorrei finire parlando invece del credito societario. È indubbio che oggi i corporate sono remunerativi, i fondamentali societari sono buoni, il contesto macroeconomico, pur con tutto quello che possa succedere, è solido, per cui i corporate, tra l'altro, sono società in molti casi favorite, diciamo, un po' dalla ripresa dell'economia cinese. Per cui sui corporate, in particolar modo in dollari, a mio giudizio, c'è veramente del valore da cogliere. Direi più sul dollaro per il fattore solito, che è una delle carenze purtroppo strutturali del mondo corporate, che è quello del fatto che molte emissioni in euro, sono a taglio 100.000. Questo limita evidentemente le possibilità di agire in maniera più dinamica come è auspicabile. Il tasso di insolvenza nei corporate è basso un po' dappertutto, in tutto il mondo, mentre sul mercato high yield, beh, ecco, il mercato high yield, il tasso di insolvenza sta salendo. Ci sono delle società che sono evidentemente in difficoltà, però diciamo che sono società non quotate, che non hanno bond quotati sul mercato regolamentato italiano, per cui sostanzialmente i rendimenti degli high yield USA sono molto elevati, siamo al target che si era dato fra l'8 e il 9%.
ma dobbiamo tenere conto che su questi mercati è meglio operare con gli ETF, che sono molto più protettivi, evidentemente, anche se meno remunerativi dal punto di vista del flusso delle cedole. Fatto questo quadro, ho voluto evidentemente, diciamo, presentare un po', fare una sintesi di due mondi di cui parleremo, ma di due dei tanti mondi, e concludo. Siamo esattamente alle 19, sono riuscito a stare dentro il tempo di un'ora che mi è stato dato, ricordando ancora una volta che parleremo anche di dividendi azionari e proprio in questo ambito di strategie. Perché migliorare il rendimento dei dividendi delle società che sono di molte società straniere, che danno anche magari dividendi molto interessanti, società molto solide, che purtroppo sono penalizzate dalla doppia tassazione, beh, insomma, bisogna essere dinamici, adottare delle strategie che possano aumentare e migliorare il risultato finale, ed è possibile, ne parleremo, così come parleremo di ETF nel corso del tour. Io vi ringrazio, sono disponibile naturalmente se ci sono delle domande a rispondere alle domande, altrimenti e comunque ricevo la parola naturalmente al coordinatore. Grazie, ringraziamo il dottor Raffo per la presentazione e intanto vi ricordiamo che siamo disponibili per le vostre domande. Come ho già visto, qualcuno ha già inviato le domande. Prima di passare però a questa parte del webinar, vi ricordo che oltre appunto al tour che partirà il 6 maggio, abbiamo un'altra promozione attiva che è quella che prevede un welcome kit con 3 libri e l'abbonamento mensile, il tutto a 137 euro. Chiaramente sto parlando del nostro abbonamento a Lombard Report, dove potete trovare Lorenzo Raffo, che è una delle nostre firme, ma tanti altri nostri editorialisti come Guido Bellossa o Fabio Tanevini o Pier Nicola Siso, per citarne alcuni. E questo Welcome Kit in cosa consiste? Intanto si tratta di come ho detto, il costo è di 137 euro per un valore di 251. Ed è oltre all'abbonamento mensile, è previsto il libro dei Cavalieri della Tavola Rotonda di Lombard Report, La nascita di uno speculatore di borsa di Remo Mariani, un DVD di analisi tecniche e trading system e soprattutto l'ultima uscita, il manuale di finanza aziendale di Emilio Tomasini, che è una novità assoluta e vi proponiamo all'interno di questa offerta. Detto questo, passiamo alle domande. Se qualche domanda è già arrivata, andiamo subito a vedere. Allora, buonasera, ci chiede Marcello. In un portafoglio obbligazionario, che percentuale di titoli della Romania si potrebbero inserire? Buona domanda. Allora, la Romania è un caso un po' particolare. Sta soffrendo moltissimo, queste emissioni stanno soffrendo moltissimo per due fattori. Il primo è un'inflazione interna molto elevata, siamo sul 15%, e il secondo evidentemente è un paese vicino a terreni di guerra e questo purtroppo si fa risentire. Devo dire, a mio giudizio, avere un po' di Romania in portafoglio si fa, bisogna diversificare gli emittenti, i rendimenti sono interessanti, però limiterei assolutamente la quota a una percentuale inferiore al 5%. Meglio perdere, la mia filosofia è meglio perdere delle occasioni che non perdere del denaro. E purtroppo può anche succedere, evidentemente, che un'eventuale involuzione degli eventi bellici potrebbero portare ulteriori difficoltà per questo emittente, così magari anche per altri emittenti. Certo è, e questo lo dico e poi concludo, l'area dell'Est Europa va presa in considerazione, perché improvvisamente ci siamo ritrovati, relativamente all'improvviso, ci siamo ritrovati con tanti emittenti con delle emissioni molto interessanti, quotate sul regolamentato italiano, e quindi questo consente una maggiore diversificazione con titoli di Stato, quindi soggetti ad aliquota fiscale 12,5. Magari in futuro faremo un seminario da questo punto di vista, un webinar da questo punto di vista, e analizzeremo anche questi mercati.
Allora, ci chiedono ancora, in riferimento ai BTP, i prezzi nelle ultime settimane sono saliti. Nelle prossime settimane si può immaginare una nuova discesa barra ritracciamento dei prezzi? Io non faccio mai esercizi di previsione perché ritengo che il mercato sia talmente soggetto a delle variabili così improvvise, per cui qualunque indicazione porta evidentemente a delle possibilità di errori e anche errori clamorosi. Non lo faccio mai proprio per principio, in particolar modo sui BTP. Allora, devo dire però una cosa, il rendimento del BTP, allora il decennale oggi italiano, oggi ha chiuso, sto andando a cercarlo, vi chiedo scusa, eccolo qui, benissimo. Allora, il decennale italiano oggi ha chiuso al 4107. Aveva toccato in giornata anche valori un po' più alti, abbiamo visto però sostanzialmente acquisti un po' su tutto il fronte europeo, per cui i rendimenti si sono un po' abbassati. Io do un riferimento, ed è questo che do continuamente da tempo, 3,8 e 4,2, la forchetta dentro la quale il BTP si sta muovendo. Se si muove dentro a questa forchetta non ci sono segnali. Se supera il 4,2, evidentemente il rendimento del decennale, vuol dire che c'è un trend in indebolimento delle quotazioni, quindi abbiamo difficoltà del comparto governativo italiano. Se invece passa sotto il 3,8, quindi al 3,5, 3,6, evidentemente c'è il trend opposto, rafforzamento del debito italiano. È indubbio che abbiamo vari fattori in questo momento, non solo la BCE, le decisioni della BCE, tutta questa polemica, diciamo, su quelle che saranno le scelte future. Fra falchi e colombe, e devo dire personalmente non mi appassiona, anche perché credo che questi fenomeni siano quello che si legge sia un po' sempre guidato. Quindi io diffido di quello che leggo sui giornali. È indubbio che però ci sono anche dei fattori, diciamo, un po' di tensioni interne che possono incidere. Per cui ci possono essere dei movimenti, ma non credo, e finisco, che il decennale italiano possa andare al 5% come invece avevamo ipotizzato i mercati, avevano ipotizzato tantissimi analisti già soltanto pochi mesi fa. Credo che il rischio 5% si stia allontanando e quindi i picchi di debolezza debbano essere considerati al massimo sul 4,5. Però questa è una valutazione mia, oltre non vale. Chiedono anche un suo commento sui governativi della Cina con ETF che sono ai minimi. Sì, beh, questo indubbiamente, certo, ci sono i fattori anche valutari di cui tenere conto. Devo dire, la Cina, ecco, l'ETF, io sono molto favorevole agli ETF nell'utilizzo delle obbligazioni. Nel caso della Cina lo sono un po' meno, perché per quanto le obbligazioni in renminbi quotate su borsa italiana siano poche, siano poco liquide, però ci sono delle occasioni invece sui mercati regolamentati tedeschi molto interessanti, dove ci sono anche i titoli di Stato che hanno anche dei rendimenti superiori. Per cui è una situazione un po', e comunque faccio un ragionamento: fra tutte le aree emergenti, il rendimento cinese è quello più basso in assoluto, è un rendimento sostanzialmente anche inferiore a quello di casa nostra. Per cui non sono molto favorevole in questa fase a prenderlo in considerazione, però naturalmente c'è da seguire il fattore valutario. E il CNI, il renminbi, lo abbiamo visto, insomma, abbastanza debole, per cui può esserci quell'occasione, però non sono molto entusiasta, mentre lo ero anni fa, oggi lo sono meno. È arrivata una domanda invece di tipo organizzativo alla quale rispondo ora, anzi ringrazio Marcello per averla posta, che chiede: io sono abbonato al vostro servizio per il tour, mi devo iscrivere? Ringrazio appunto per la domanda che mi dà la possibilità di chiarire. Chi è iscritto non dovrà
non avrà un costo di partecipazione, però deve mandare una mail alla nostra redazione per l'iscrizione. Per l'iscrizione, invece, chi non è abbonato al Lombard Report, ci sarà un costo, il costo per la partecipazione è un biglietto che è di 37 euro a tappa, e ci sarà comunque un omaggio per tutti i partecipanti al nostro tour. Visto che siamo in chiusura, vi ricordo intanto il link che ho postato nella chat. Trovate tutti i dettagli relativi al nostro tour, oltre alle date delle tappe, anche un anticipo di quello che sarà. Saranno gli interventi dei nostri autori, qui trovate appunto, che state vedendo in questo momento, alcuni nomi dei nostri autori e i temi sui quali verterà il loro intervento. E in chiusura, appunto, vi ricordo quali sono le tappe. Partiamo sabato 6 maggio a Padova con gli interventi di Emilio Tomasini, Lorenzo Raffo, Virginio Frigeri, Pier Nicola Assiso. Il 13 maggio saremo a Milano con Emilio Tomasini, ancora Lorenzo Raffo, Guido Bellosta, Pier Nicola Assiso, Paolo Vandelli e Virginio Frigeri. Il 20 maggio a Bologna con Emilio Tomasini, Lorenzo Raffo, Virginio Frigeri, Vandelli, Norcini e Mariani. Il 27 maggio chiudiamo a Torino con Emilio Tomasini, Lorenzo Raffo ancora, Virginio Frigeri e Pier Nicola Assiso. Non ci sono ulteriori domande, quindi vi ringraziamo per la partecipazione e ringraziamo ovviamente Lorenzo Raffo per averci dato questa piccola anticipazione e vi auguriamo buona serata. Buona serata a voi e spero di vedervi durante il tour di Lombard Report.